pancine di studio. Esatto, arrivo lei... da Citofonare Rai 2, sono andata in camerino, mi sono cambiata, eccomi qua. Grazie Simona, ma grazie, grazie a te. Perché so che poi tu devi ripartire subito. Caro Uto! Ciao Simona! Lo sai, con Uto abbiamo fatto una X Factor insieme, lui era il mio vocal coach. Lo so, com'era, come si comportava? Va bene, io volevo far passare delle persone che lui non voleva neanche sotto tortura. Per cui... Tipo quali sono? Possiamo fare già nomi? Adesso è famosissimo sui social, se lo ricorderanno i ragazzi più giovani, Marco Marfè, insomma, fece un provino. Marco Marfè, che era uno di Napoli, che fece una canzone napoletana e io lo volevo far passare perché mi aveva anche divertito e lui ha detto neanche in un'altra vita. E che canzone era, Stefano? Me la fai? Faceva gelato al cioccolato. Pareva gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. Ma questa è di Maggi. Sì, sì, è di Pupo. È di Pupo, è vero, la cantava è di Pupo, però lui aveva detto che era pop dance. Pop dance, la canzone frizzantina. Ma adesso dov'è questo cantante? Non lo so. Beh, lo salutiamo però. Corello, Marco Marfè. Marco Marfè, che salutiano. Le ultime che sapevo non era proprio, non stava proprio benissimo, nel senso. Mica, cioè... No, no, non di salute. Ah, ecco. Andiamo avanti. Ho fatto la mia solita gaffe, non si poteva dire. Ah, sta in collegio. Molto bene. Simona, dedicato a te, un omaggio alla carriera di Super Simo. È lunga. Io sono una ragazza spensierata, mi piace far passare i problemi sopra la testa perché sono giovane e mi voglio divertire. Siamo pronti a salpare verso l'isola dei famosi! Avanti il primo! La posta in palio è molto alta. Voglio tornare indietro! Personaggio femminile Simona Ventura. Grazie a tutti. Che si girino le sedie più famose d'Italia. Non perdetevi quella che da grande voleva fare la Carrà. Allora, un po' di cose e tanta vita anche, perché tanta poi vita. Attraverso tutti i programmi che uno fa, uno ricorda, è vero? Sì, assolutamente. Allora ogni programma che ho fatto mi ricorda esattamente il momento che era, no? Bello, perché insomma, poi l'anno scorso mi hanno fatto un'intervista al Corriere della Sera, Elvira Serra mi ha detto che ho fatto 65 programmi. 65 sono tanti. E quello che tiene il cuore qual è? Sanremo o l'isola? Ma insomma, no, lì anche quelli che è il calcio. Diciamo che quello che è più nel cuore è sempre il prossimo. Ah, vedi, però guardi sempre avanti. Sempre è il tuo avanti. Modo di fare, sei esatto, sempre, è il tuo carattere. Esatto, è il prossimo. Anche se in alcuni momenti non è stato facile, no, però per niente. Tu sei sempre stata, poi ci conosciamo da un po', sì. Hai sempre guardato con tutto quello che abbiamo, avuto. Noi siamo state molto amiche, poi per un periodo ci siamo allontanate. Che adesso guardandoci, come ci siamo riavvicinate, al di là che non è passato, ma perché avevamo litigato non ce lo ricordiamo neanche. Sì, non lo so, perché me l'hanno chiesto tutti. Anche a me dice, ma perché non si parla... Cioè non, no, noi non abbiamo mai litigato. No, però ci siamo allontanate. Sì. Però adesso la ragione non me la ricordo, pensa. Ma sai che nemmeno io. Però vedi, passano anche gli anni, il tempo, quindi abbiamo fatto bene a... Io credo che forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Vabbè, quando due persone non comunicano, questo succede nei matrimoni come nelle amicizie, eccetera, la non comunicazione dà adito a tutti a infilarsi, a dire anche delle grandi cretinate. E noi che siamo due testone, esatto, non abbiamo due capito testone che crediamo prendere... un po' a tutti, un po' anche boccalone, sì, come si suol dire, come dice mia nonna. Quello sì.
come diceva mia nonna Buonanni, un po' boccalone, ci cascavamo e un po'. Però adesso. Però ci siamo ritrovati. Adesso col cavolo. Ed è come se poi tu. Insomma, perché noi siamo stati un bel po' di anni senza poi frequentarci, sentirci. Sì, esatto. E però quando poi ci siamo. Un bel 7-8 anni forse. Sì. Però adesso è come se non fossero passati per niente. Vediamo. Siamo ancora qua. Siamo ancora già. Qua, come dice il mio Stefano, come dice il grande Vasco. L'amicizia tra me e te in un filmato. Ma che bello! Sì. Lo dovresti ricordare. Io sono molto felice di avere una persona che piace al pubblico italiano e piace anche molto anche a me. Credo che sia veramente la vera rivelazione di questa stagione televisiva. Sto parlando di Simona Ventura. Mamma mia, grazie Mara. In good times, in bad times. Mara è fantastica, è una donna meravigliosa, straordinaria, generosa. Siamo amiche da tanti anni. Io sono sempre stata la sua sorellona, la zia. Gli ho sempre dato i buoni consigli. Ci conosciamo da tanto tempo, sì, no? Tanti credo, anni. Insomma, tu hai sempre detto che io ero la cara del 2000 e ti ringrazio. Che differenza c'è tra la Simona Ventura che era Chivasso e la Simona Ventura di ora? Io sono molto felice ora, devo dirti, però Simona Ventura di Chivasso non aveva soldi, perché fondamentalmente... Però era libera. Ero libera. Mi piace molto quando tu parli della tua vita e parli di Giovanni, perché quando tu dici sono cambiata, è vero. Sei cambiata proprio, credo che l'amore ti abbia fatto cambiare. Sì. Giovanni ti ha fatto cambiare. Sì. Perché tu sei un'altra persona. Sì. E tu lo sai. Sì. E io sono molto felice per questo. Che bella cosa. Ti ricordi la prima intervista che io ti feci a Domenica In? Me la ricordo anche per il dopo, perché tu dicesti che io ero la Carrà del 2000, sì. E la Carrà che era ancora in televisione, eccetera, non è che c'era rimasta proprio benissimo, nel senso dici ci sono ancora io. Beh, insomma, la Carrà è stato proprio l'esempio, è stato l'esempio di tutti noi, la regina della televisione italiana. Tutte noi abbiamo preso ispirazioni da Raffaella, anche se ti devo dire, poi io, essendo stato nella vita un bastian contrario, tu lo sai, non sono mai andata dietro al gregge, ma andavo sempre un po' non dico la pecora nera, però un po' il bastian contrario della situazione. Io tenevo sempre per Lola Falana, perché c'era il periodo della grande io Carrà, per Abby Lane, ah, la ricordate Abby Lane? Ma quelli più giovani non se la ricordano, era bellissima Abby Lane. Beh, noi abbiamo avuto veramente delle persone che hanno aperto una strada, e Raffaella sicuramente ha aperto per tutte noi una grande strada. Nell'intrattenimento una grande strada l'hai aperta tu, anche casualmente, perché comunque Domenica In tu l'avevi cominciato in coppia con Luca Giurato, poi lui... Sì, Luca Giurato, Don Mazzi e Monica Vitti. Poi, ecco, pensa... Poi, per tutta una serie di casualità, tu ti sei trovata a condurre e lì hai aperto una strada nella conduzione al femminile. Quindi noi donne ti dobbiamo tanto, tantissimo. No, perché sai, mi ci sono trovata. Sei sempre in coppia e nel calcio, devo dire, al Bapparieti con Galagol, sempre nel solito periodo. Ma poi anche tu hai amato molto il calcio, no? Poi molto. Beh, è stato moltissimo. Il filo rosso della mia vita, perché... intanto cerca a caldo. Fa caldo? La regina caldo. Oddio, per favore caldo. Alzate. Voi avete caldo? Sì. Abbiamo tutti caldo. Grazie. Senti, no. Beh, come caldo. No, è bello però tutte queste donne insieme che hanno caldo tanto al mondo, no? Dell'intrattenimento, anche del giornalismo. Accidenti. Questa è la cosa bella. Ma secondo te bisogna fare ancora passi in avanti oppure siamo arrivati a un buon traguardo? Siamo arrivati a un buon traguardo. Per quanto riguarda le quote rosa. Guarda, le quote rosa, a noi ci siamo sempre guadagnati con le unghie, con i denti, con il sudore della fronte, con sgomitando anche delle volte, mettendo noi stesse i nostri spazi. Quindi le quote rosa sono un po' difficili da...
secondo me non sono neanche giuste nei nostri confronti, perché noi non abbiamo bisogno di quote rosa, noi se ci danno le opportunità noi ce le prendiamo, noi mordiamo le opportunità noi donne. Siamo in un periodo però di transizione in cui le donne sono sempre più consapevoli, molto forti, e un periodo di transizione anche molto difficile per le donne, capito? Simona, tu ti aspettavi, tu prima hai citato Chivasso, no? Nel sì. filmato che abbiamo visto, tu hai detto però Simona di Chivasso non aveva una lira, poi invece è arrivato tutto il successo. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando, no, la tua vita professionale? Perché noi due ci siamo incontrate a un Pavarotti and Friend. Sì, dove 92. Tu hai fatto, esatto, noi ci siamo conosciute così. Esatto. Io sono stata, no, prima del 92. Era prima? Non avevo... Ah sì, non avevo ancora fatto Domenica, è secondo vero. Me no, ma in quel periodo lì 92 è stato il primo Pavarotti in Frenza, dove il Mario Maffucci, il capostruttura, no, certo. Non è morto, no, sta sempre allora vivissimo. lo salutiamo. No, perché... no. Erano il periodo che non è che c'erano tanto da dire, ti sedevi lì all'anticamera, aspettavo che passassero i capostruttura per dire non c'è niente per me, e io mi ero piazzata lì perché ero entrata nelle, diciamo, mi voleva molto bene la sua assistente, la sua segretaria, per cui mi diceva: Simona, vieni qui. E quando lui arrivava mi salutava, dico: non c'è niente per me. Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, per sfinimento lui ha detto: ma sì, guarda Simona, segui il Pavarotti and Friends con Luciano Pavarotti, era una cosa tra musica, lui faceva questo concerto meraviglioso, musica e equitazione, faceva queste gare, lui amava molto i cavalli, faceva queste gare e io facevo la parte delle gare, però insomma poi mi sono molto avvicinata anche a loro. Esatto, esatto, ospite, è stato bello, ho cominciato lì la mia cosa in Rai, poi mi sono portata in altri lidi, si può dire, no? In un altro certo, posto. Assolutamente sì. Ecco, Mediaset, dove ho fatto degli anni meravigliosi, però la ragazza di Chivasso è rimasta in me, cioè io quando andavo in giro per Chivasso dicevo: io voglio lavorare in televisione, mi facevano le pernacchie, no? Perché ovviamente in un paese... Però io ho iniziato con questo sogno di cosa voglio fare nella vita. Lo dico sempre anche ai miei figli: cosa non voglio fare nella vita. Allora, non è adatto a me diciamo il lavoro di ufficio, non è adatto a me il lavoro al chiuso. Guardavo la televisione con questi grandi show, ma neanche quello potevo immaginare. Però mi piaceva molto il calcio, non eravamo in tanti a sapere di questo. E poi andavo all'oratorio. Siccome la mia famiglia è sempre stata molto matriarcale, tranne mio padre, capito, militare in carriera, e andavo all'oratorio, quando era l'ora di giocare a pallone i maschi dicevano: voi ragazze andate via, bimbe andate via, perché dobbiamo giocare al calcio. Allora per me era un mondo misterioso, di cui avevo paura, dico: ma perché, scusa? E quindi vedevo che anche era un modo per stare vicino anche a mio padre, che guardava le partite, per cui ho cominciato a amare il calcio. Ad appassionarti così, dall'oratorio, ma pensa. Sì, dall'oratorio. Senti, ma guardavi anche Sanremo, Simona? Guardavo Avresti tutto. Mai pensato che un giorno tu saresti stata una delle tre regine di Sanremo? Raffaella, no, Loretta non l'ho e mai Simona. Pensato. Ah. Ma no, non avevo idea. Ci ho sempre lavorato un passo alla volta. Dico adesso... Il mio sogno quando stavo a Chivasso era condurre la Domenica Sportiva, quindi ho fatto la giornalista sportiva, eccetera. Poi c'è stato, cioè, ho sempre fatto piccoli passi. Ti faccio vedere il tuo Sanremo, piccoli passi. L'unico, hai però fatto bellissimo. Hai fatto passoni, anche sofferto, me lo ricordo. Mamma mia. Vediamo delle immagini. Presento. Simona, non scherzare, tira fuori Pippo Baudo. Benvenuto! Hello Baudo? No, I'm not Baudo. Non sono Baudo. Quando? Il primo premio va all'uomo volante di Marco Masini! Vorrei regalarti un cielo da
dolce. Ne abbiamo passate tante. Ne abbiamo passate di cotte e di crude. Nome importante, le ali di un uomo volante. Baciatemi la mano, va. No, ti bacio tutto. Raul Bava! Natalie Cole! Celentano, noi sì, dobbiamo sempre chiedere il permesso per mandare le immagini, ma l'ultima serata è arrivato a sorpresa Adriano, cioè, grazie alla grande amicizia con Gio Toni, perché Zio Toni che l'ha chiamato. Per Toni, poi devo dire una grande unità della RAI in tutte le sue posizioni. Beh, insomma, lì le case discografiche avevano deciso proprio di boicottare Sanremo, quindi di non mandare i cantanti che erano sotto contratto loro. Quindi ci siamo trovati un antesignano dei talent di oggi, cioè o dei giovani delle scuole, quindi scuola di Mogol, eccetera, o quelli che contratto non avevano con... Ma il tuo approccio con la conduzione del Festival di Sanremo, cioè tu eri preoccupata, avevi l'ansia, oppure come al solito tu vai avanti come in treno, non ti fermi niente? Ma Mara, lo doveva fare un nostro collega che poi si è tirato fuori praticamente quando ha visto la parata a inizio gennaio. Non mi va di dirlo. Sapevo. Giustamente si era ritirato. Allora la Rai lavora ancora? Sì, lavora. Uno dei numeri uno. Ma non ha fatto niente di che, ha deciso di non farlo più. Per cui io ero un treno che passava e non sarebbe per me tornato mai più quel treno. Esatto. Però io ci ho lavorato un mese e mezzo praticamente. Poco. Quindi non ho avuto neanche il tempo di avere il fiatone. Abbiamo lavorato e all'inizio è iniziato così perché era veramente difficile, con una controprogrammazione pazzesca, però poi alla fine abbiamo trovato la quadra e ha vinto, diciamo, il cantante più conosciuto, che era fuori proprio anche vergognosamente dalle case discografiche, perché stava passando un momento molto difficile. Questa è stata la sua rivincita. Con un gruppo anche di compagni di lavoro fantastici. Esatto. Parliamo dell'isola. Parliamo dell'isola anche con te, perché sì, abbiamo fatto anch'io delle cose straordinarie. Dai, vediamo il filmato, isola. Vediamo. È stata una lunga avventura. Vincitore. Non ci credo che è finita. Della prima edizione dell'Isola dei Famosi è... Loredana dice: lascio Albano e vado via da Cellino con i figli. Secondo me avrebbe dovuto aspettare il mio ritorno. Sono forte, dimostrerò ancora una volta che bisogna saper essere forti nella vita. Mai ho avuto degli opinionisti così fantastici. Grazie. Come Mara Veniere e Luca Girasso. Grazie. Io me ne vado dall'isola. No, io faccio fatica a capire, c'è una stanchezza psicologica sua oppure sono i suoi compagni? Vladimir Rosuri, Alicia, l'Isola dei Famosi, Rubassi! Allora, non li abbiamo messi tutti. Li facevamo bene o no? Ma che sai che devo dire che il successo dell'isola tuo è stato fantastico. Grazie. Dai. Dobbiamo... Credo che nonostante tutto però questo programma sia il programma tuo, del tuo cuore, Simona. Ma è un vestito che mi sono veramente molto cucita addosso e che mi ricorda tutti i momenti della mia vita, belli e brutti, no? 8 anni, quindi 8 edizioni sono veramente, veramente tante, ma sono stata felice perché vedevo una grande... vedevo una grande voglia anche dei personaggi famosi di mettersi in gioco. Il mio orgoglio di non aver mai messo nessuno in imbarazzo, ma quando sono tornati hanno rilavorato tutti, eccetera. L'unico pensiero che poi avevo fatto, infatti nell'ultima edizione che ho fatto, le persone comuni non le ho messe, perché era un tale successo, Mara, che quando una persona comune andava lì, poi tornava completamente, cioè la sua vita era stravolta, destabilizzata dalla popolarità. Esatto, per cui era un treno in faccia a queste persone, mentre
diciamo, chi, i personaggi famosi che andavano comunque erano già temprati al ritorno al successo, quindi lavoravano, tornavano, che avevano, diciamo, gli strumenti per poter, certo, di nuovo accogliere questi successi. Le persone comuni che, non so, che non li guardavano forse neanche nel loro paese, quando tornavano erano inondati da questa popolarità. Cui alcuni tanti sono andati fuori le capoccia, insomma. Esatto, alcuni sì. E per quello io ci ho pensato, e all'ultimo anno ne ho voluto solo uno di personaggi famosi, una salumiera del litorale romano, di Macarese, la quale poi quando è tornata mi ha detto: ma io voglio fare l'attrice. No, gli ho detto: tu devi aprire più salumerie e poi così dici da Sofia dell'Isola dei Famosi. Oh. Ma dopo aver fatto 8 edizioni con questo successo, tu sei l'unica conduttrice che poi ha avuto, devo dire, l'umiltà di dire: bene, e io adesso partecipo come naufraga. Eh sì, l'unica, e fatti anche una domanda: perché sono stata l'unica nel mondo a fare questo? Perché è da pazzi. Sì, perché avevo proprio intanto una curiosità di vedere veramente, dopo averla condotta tanti anni così, cioè volevo vedere se alcune idee che io mi ero fatta del luogo corrispondessero al vero. Assolutamente no, tipo, non so, noi parlavamo delle storie d'amore iniziate lì, ma tu non pensi mai a questo lì, pensi solo a Magnà, pensi solo al cocco, pensi solo a chi apre il cocco, chi cucina il riso, chi va a prendere le conchiglie, ma come l'hai tutto vissuta? Il giorno. Ma come l'hai vissuta? Guarda, sinceramente, è stato un viaggio molto complesso e difficile da un certo punto di vista, che però in un momento è stato un mio gesto di ribellione alla situazione che vivevo in quel momento, perché mi ero un po' allontanata proprio dalla gente, che per me è energia pura, un po' come eri te, un po' isolata. Non ci dovevo. Mi ero proprio allontanata, è stato un momento. Eri cambiata molto. Mi ero un po' sopita, mi ero un po' imborghesita, cioè capitano dei momenti della vita di questo tipo. E invece quello è stato un momento talmente forte per me e talmente di sofferenza che la gente, magari non si voleva questo, ma la gente si è ancora più avvicinata a me, mi ha ancora più voluto bene. Pensa che andavo per la strada e c'erano quelli del tram che mi suonavano il campanello e che mi salutavano. È stata anche quella un'esperienza che mi ha forgiato tanto come io. Nessuno ha 2 stelle nella vita, no? Però anche i miei momenti, soprattutto i miei momenti in cui sono caduta e in cui ho avuto dei fallimenti, essendo io adesso una donna risolta, riconosco anche di aver fallito. Però mi hanno aiutato di essere la persona che sono ora e quindi ringrazio soprattutto quei momenti. Guarda, ne parlavo domenica scorsa con Roberto Vecchioni, abbiamo parlato proprio, abbiamo fatto un'intervista, lui è meraviglioso, meraviglioso, e abbiamo parlato proprio di questo, cioè che tu impari dalle cadute, che si impara dai dolori, che si impara dai momenti. No, quello ti insegna qualcosa. Esatto. Poi quando va tutto bene per te e per chi ti sta vicino. Ma è quando cadiamo che siamo assolutamente sole. E infatti dicevo io che è ancora molto attuale, non importa come si cade, ma come ci si rialza. Hai sempre detto. Poi tanti programmi, tante cose, tanti cambiamenti nella tua vita. Poi arriva ballando, dove tu pare che balli benissimo, tutti ti davano come vincitrice, poi invece ha vinto Wanda, giustamente, va bene, ma insomma io credo che la vincitrice morale sia tu. Grazie. Simona. Ma grazie. E lì ti sei raccontata per la prima volta, forse non hai avuto il pudore di nascondere qualcosa, ed è stato molto bello riuscire, grazie, a dire veramente quello. Ma che sai, mi è venuto molto naturale, perché non pensavo intanto che ballare, io ho ballato da ragazzina, però fino dai 18 anni in poi, cioè ballavo nelle discoteche, così insomma un po' divertendomi, però non ho mai ripreso il ballo come facevo da ragazzina. Non sapevo di avere, comunque, che era rimasto un po' come andare in bicicletta, che era rimasto in me questo fuoco, no?
E poi ballando mi ha dato, cioè non è che riesci a essere, è un'occasione persa secondo me se tu non apri te stessa, se tu vieni a ballando bloccando quelle che sono le tue emozioni, quelli che sono stati i tuoi trascorsi, i tuoi errori, le tue cadute, i tuoi dolori, per me è un'occasione persa. Butti via veramente, anche se fai 7-8 ore al giorno di ballo, butti via un'occasione. Io mi sono aperta e avere vicino con me Giovanni è stato molto importante, perché non so se lui non ci fosse stato io forse non sarei stata così anche rilassata nell'aprirmi, nell'aprire dei, e nello sciogliere dei nodi che io avevo dentro e che non volevo sciogliere. Però ballando ti dà questa opportunità di essere talmente cioè come fai tu, talmente accudente, includente, che tu ti senti sicuro nel tirare fuori determinati nodi. Sei sentita meglio dopo esserti lasciata andare completamente, non avere nessuna maschera, hai detto veramente chi è Simona? Ma se avessi fatto il contrario avrei perso veramente un'occasione, un'occasione buttata via. Vediamo un po' allora il tuo percorso a ballando. Alla grande, proprio con un ariete, sfondare la porta e dire noi siamo qui. Yeah. Tutti abbiamo voglia di vincere, l'ipocrisia anche meno. Il fatto di fare questa avventura e di farla insieme è una prima volta veramente da ricordare. Veramente affidare un po' di più con fiducia. I miei figli sono tre gioielli che io ho con me, sono felice e orgogliosa di avere tre figli così. Ecco la coppa dei secondi classificati, complimenti. Veramente un'emozione grande avere i ragazzi qui e questa è la mia più grande vittoria. Mazzate! Sono arrivati tutti da te? Tutti. Tutta la tua famiglia? Tutta Caterina che studia all'estero, insomma. È una grande vittoria quella di averli tutti insieme, di avere i miei genitori. Adesso mi fai piangere, no, capito? No, mi fanno piangere perché è veramente quello che ho sempre sognato, una famiglia così, devo dirti. Sempre sognata e con lavorandoci giorno per giorno ci siamo riusciti. Senti, c'è stato un momento però di grande spavento perché sì, c'è stato un episodio gravissimo che poteva, sì, avere un risvolto drammatico, vero. E invece per fortuna è andata bene. È andata e quello bene. Lì è stato il mio, veramente il momento che è stato lo spartiacque nella mia vita. Cioè lì ho... Mi racconti esattamente com'è andato? Stiamo parlando del figlio, sì, Nicolò, che fuori da una discoteca ha avuto... Tu eri in viaggio, no? No, ero in Calabria per lavoro, ecco. E mi ero alzata alle 5 perché riprendevo l'aereo, dovevo andare a Torino a una rassegna collisioni, mi sembra, e quindi lavoravo in quel weekend, sapevo che lui non stava bene, quindi era stato a casa, eccetera, per cui mi chiamano, vedo il suo numero alle 5 del mattino, mi chiamano il numero di Nicolò e io rispondo, ho detto cos'è successo, Nicolò, allora sentivo piangere dall'altra parte e dico ma chi parla, ed era una sua amica che diceva che lui era stato accoltellato e che era stato accoltellato, che lo stavano portando in ospedale, che però era vigile perché gli aveva dato il PIN del telefono, cioè chiama mia madre. Quindi per me lì mi si è gelato il sangue nelle vene, perché potete immaginare che roba. Però poi dopo, non lo so, una voce vicino, dentro di me diceva guarda che non è... Che vive, non so, una mamma lo sente, no? Sì. Quando c'è una parte del cuore che muore, no? Insieme quando succedono queste tragedie, e io dentro di me sentivo che non era così. Poi dopo ho preso l'aereo, sono arrivata a Torino, mi hanno portato a Milano
e devo dire mi sono stati vicini tutti e lì sono, cioè alla fine quando arrivano il pronto soccorso, cioè uscivano delle notizie che erano che era in fin di vita, che era morto, cioè usciva, stava uscendo di tutto sui siti, però io sentivo che questo non era vero. Pensa al viaggio che ho fatto da dalla Calabria. E tu riuscivi a comunicare con qualcuno durante il viaggio, cioè da no, Torino assolutamente, a Milano. Da Torino a Milano sì, cioè le notizie mi hanno chiamato, ti arrivavano tutti, mi hanno chiamato tutti, peraltro tutti vicini, è stato veramente meraviglioso. Mi ha chiamato anche il sindaco di Milano dicendo: Simona, siamo tutti sul pezzo per questa cosa, e ho saputo da lui che poi invece era stato operato, che era andato tutto bene, e io mi sono andata in ospedale, lui era lì, era vigile, stava bene, ed è un miracolo perché 11 coltellate, neanche uno in un punto vitale, è stato per me un miracolo. E da lì io, siccome recepisco tutto come un segno del destino di Dio, per chi crede, io credo, da lì è cambiata la mia vita completamente. Cioè da lì io sono partita e non mi sono mai più tirata indietro, non ho mai più avuto un dubbio, sono felice di vivere, ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno è un giorno bello, ci sono le rotture di scatole del lavoro, ma io sono felice, ho messo un'energia positiva intorno a me che ho ancora ora, e in questa energia positiva è arrivato anche Giovanni. Vedi che dai momenti drammatici, brutti, poi impari e poi davvero mi sento molto fortunata, vedere il lato positivo. Nel tuo caso è stato così. Ho un filmato dove tu parli dei tuoi figli, molto bello e molto emozionante. I miei figli sono tre gioielli che io ho con me, e sono la parte più importante della mia vita. Sono felice e orgogliosa di avere tre figli così. Caterina è il mio terzo gioiello. Caterina è la figlia di una mia parente in difficoltà. Mi chiama mia madre, c'è nata Caterina, però l'hanno portata in una casa famiglia. L'adozione era molto difficile in quel momento lì, però ho chiesto l'affido di Caterina. È stato, diciamo, il regalo più grande che ho avuto nella mia vita. È arrivata questa bambina veramente e l'abbiamo inondata di affetto. A un certo punto mi sono ritrovato a non essere, diciamo, il cocco di casa. Adesso, cioè, io darei la vita per lei ed è stata, secondo me, uno dei regali più belli che ci sia mai capitato. Io l'ho accolta subito, cioè l'ho sentita subito come mia sorella, e fin da subito le ho voluto bene. E devo dire che veramente è stato un grande regalo, perché ha messo una pace nella mia vita incredibile. Oh, è vero, compie 18 anni. Mamma quest'anno. Mia, io mi ricordo una sera che eravamo a Miami. E Caterina aveva un febbrone, 40. Due anni aveva, sì. Aveva due anni. E mi ricordo che sei impazzita, hai chiamato il pediatra, e non si trovava. Io mi ricordo una serata... Costato poco. No, tremendi, portatevi tutto quando andate negli Stati Uniti. Portatevi gli antibiotici, portate tutto. Te lo ricordi quella serata? Come no? Però Caterina, tu dici, è stato un regalo meraviglioso nella tua vita. Ha messo proprio una pace nella nostra vita. Per carità, io avevo il lavoro, erano gli anni proprio di tour de force, di lavoro tutto di successo, 3 programmi all'anno, c'era Music Farm, c'era L'Isola, c'era quelli che il calcio, che erano 37 puntate, quindi... però lei è venuta e è arrivata in un momento in cui veramente avevo...
avevamo bisogno di lei. E lì mi sono resa conto subito che eravamo, cioè, una famiglia fatta e finita. È stato, ha messo pace nella nostra bella famiglia. Si è felici quando si ha tutto questo lavoro, tanti programmi di successo? Cioè, si può essere felici solo per il lavoro? No, non si può essere felici solo per il lavoro. Infatti il lavoro è importante, è inutile che ci nascondiamo, il lavoro è il nostro motore. Se uno vuol farti del male deve solo impedirti di lavorare, no? Per noi questo è passione, cioè ci piace lavorare, anche se non sembra, delle volte dici: ma chi me l'ha fatto fare? Chi me lo quante fa volte fare? Lo diciamo, a me me lo dici, ma perché? Io invece... sono 20 anni che lo dico, sto sempre qua. Però è la nostra, è come, cioè, togliere l'acqua a un fiore, in verità, è la nostra benzina, no? Te lo ricordi il nostro viaggio in Kenya? Certo che me lo ricordo, mi ricordo tutto, Mara. Ma non possiamo dirlo. Non possiamo dirvi niente, però mi sono ritrovata in un ruolo che non era il mio, ma poi ve lo dirò, ecco, in un libro postumo. Cioè, un fidanzato che hanno appioppato a lei, invece... Non era il mio, non capito? Era il suo, ecco, era bene. Di un'altra, ma non diciamo di chi. Ma mentre io ero fidanzata qui e mi sono presa una lavata di testa che non potete neanche immaginare, senza motivo. Non avevo... Allora, però, io ti dico grazie pubblicamente, perché io allora non te l'ho detto perché ero un po' inguaiata. Grazie Simona che te lo sei beccata tu. Figurati.